avevamo bisogno di ritrovare un po' di serenità, no? Di vittoria, di riassaporare i 3 punti e lo avete fatto con una prestazione dove c'è stato anche qualche pericolo, no? Portato dal Mantova, ma poi nel secondo tempo non l'ha dilagato. No, sì, siamo molto contenti di ripartire, di ricominciare il nuovo anno con una vittoria. Che è vittoria, con comunque del bel gioco a tratti, ma anche parecchi gol più del solito. Soprattutto per me difensore non prendere gol, che è la cosa più importante. Dopo comunque una pausa dove ci siamo allenati bene e forte, quindi secondo me ce lo meritavamo. Omar, attorno a te si sono accese diverse sirene, no? Attenzioni, si parla di interessi di squadre di Serie B, però fino a giugno ti possiamo ancora ammirare. Io non so niente, guarda, lo sapevo. C'è tanto interesse intorno Non lo sapevo se c'è, sono contento, ma sono un ragazzo del Novara, gioco per il Novara e mi alleno tutti i giorni al massimo per il Novara. In difesa c'è stato da soffrire un po' nel primo tempo, il Mantova ha avuto 2 grosse occasioni, cosa ancora non funziona dal punto di vista difensivo? Forse dovremmo stare più attenti a delle ripartenze, a non concederle e tenere sempre alta la concentrazione dal primo minuto all'ultimo. Paolo, da Roma. Ci racconti un po' il tuo gol. Per me, sotto certi aspetti, è stato il gol più bello, perché ti ritrovi la palla lì, fucilata e in porta da 2 passi dentro. Noi non ci abbiamo capito moltissimo perché eravate in tantissimi in area. Ma in realtà me la sono trovata lì, ho calciato più forte che potevo verso la porta e poi mi è arrivata la palla lì davanti, quindi è stata anche un po' di fortuna, però bisogna starci lì, bisogna trovarsi. Questa Serie C sta dimostrando che ci sono partite che partono in un modo e terminano in un altro, no? 5-0 del Novara che ha sfruttato tutte le occasioni che ha avuto. Torniamo alla trasferta di Salò, la prima mezz'ora brillante, la palla che non entra e si perde 4-0. Non c'è mai una partita scontata o facile. No, in questo campionato, come si è visto dalle nostre partite, ma anche delle altre squadre, sono tutte difficili e cioè, si possono sia perdere che vincere in un momento, in un istante.